Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto dall'immagine di copertina, si parlerà di un argomento, ovvero Pray for Paris, cioè di quello che è accaduto venerdì 13 novembre, venerdì sera, tra venerdì e sabato appunto. È un argomento molto delicato, direi. E ecco, voi vedrete il video. Sarebbe un episodio di Farming in cui parleremo soltanto di questo avvenimento. Come saprete, ben saprete, venerdì 13 novembre è accaduto che a Parigi, in più di tre posti, sono successi delle specie di attentato da parte dell'ISIS, e da quanto oggi sto registrando è domenica, quindi da quanto so fino ad oggi sono state uccise ben 128 persone circa, perché non si sa bene precisamente, perché magari c'è stato qualcun altro. E appunto erano 8 persone e hanno attaccato appunto Parigi. Come era successo circa, cos'è che era? A gennaio, sì, a gennaio era, che avevano attaccato la redazione di un fumetto francese, che appunto non è che insultava, scherzava giocosamente sulla loro religione, e appunto loro si sono arrabbiati perché loro credono, non sono come noi, si ammazzano proprio per la religione, perché per loro è una cosa importante, se lo fanno per la loro religione. E appunto hanno attaccato ben almeno tre punti, tra cui uno lo stadio dove si disputava un'amichevole tra la Francia e la Germania, con ben almeno, da quanto so, 50.000 persone, spettatori che c'erano a vedere, tra cui François Hollande, che è stato portato via. Però questo avvenimento c'è stato al di fuori, perché per via della sicurezza, non ho ben capito, però non penso sia venuto dentro, ho capito fuori. E appunto ci sono state esplosioni, poi spari, ad esempio in un teatro in cui la gente si stava divertendo, ascoltare, si è andata al teatro appunto. Ci sono state lì la maggior parte di vittime, tra gli 80 e i 100 ho sentito, e lì proprio a colpi di Kalashnikov, proprio una cosa disumana. Poi ci sono stati altre specie di attentati tipo questi, però non ho ben capito dove. Comunque a Parigi c'è stato un bel momento di terrore, era molto consigliato di stare a casa, perché se uscivi magari te li ritrovavi e non facevi una bella fine. Come altra cosa che volevo dire, poi è stato detto che c'è stato un video, magari trovate anche su Facebook, proprio di loro, in cui dicono che ci saranno futuri attacchi e la Francia non sarà libera, non, la Francia sarà sempre colpita. Questi sono attacchi, almeno è stato detto che saranno Roma, Londra e Washington. Anche, ecco, un esempio che volevo farvi: mio cugino, che fa la quinta elementare, lui a giugno, sì, giugno, deve andare a scuola con la scuola all'Expo. Soltanto che non so se i professori o il dirigente appunto hanno deciso di non andare, appunto perché si pensava che potevano arrivare anche all'Expo. Per fortuna non sono arrivati, in Italia almeno non si è sentito nulla del genere. Però Parigi, quanto può sembrare lontano, ma non ci vuole niente, è molto vicino. Potete dire che sì, intanto a Parigi, però vi assicuro che non è che è molto lontano.
L'America, sì, magari. Sì, l'America è molto lontana, però Parigi è poi lì, non è proprio molto distante. Adesso avevano già detto a gennaio che chiudevano le frontiere, almeno c'erano più perquisizioni, sì, controlli. Adesso hanno detto che ci saranno appunto più perquisizioni, poi chiuderanno proprio le frontiere, che ad esempio un visitatore vuole andare in Francia, magari viene identificato come un presunto minaccia, che magari un visitatore normale, non so bene come funziona perché all'estero sono andato poco, però non mi sembra molto giusto, ecco. Almeno secondo me, come la penso io. Non oso immaginare la paura. Oltre alla paura per le persone che erano sveglie a sentire gli spari, ma chi si alza la mattina a trovare magari un parente che non c'è più per questo avvenimento, mi incazzerei tanto anch'io. Perché d'altronde cos'è che hanno fatto? Loro magari non professano neanche. Metti in peggior dell'ipotesi che non professa nessuna religione. Che colpe hanno? Non è che puoi obbligare una persona a credere nella tua religione, non so, poi la obblighi ammazzandola. Boh, questa cosa non la capisco proprio. Il popolo si fida molto, eh. Infatti sabato penso che saranno stati dati gli allarmi. Perché metti che uno si sveglia la mattina, non guarda il telegiornale e non sa niente. Esce di casa e si trova uno di quelli, e non è la migliore delle cose. E poi c'è anche il fatto che se uno non lo sa, non so come può fare. Oltre a questo, ci vuole, almeno spero, che la Francia, perché chi combatte contro l'ISIS sono la Francia, l'America e la Russia. Però vedete qua, la Francia si sa che non è proprio preparatissima come l'America e la Russia, perché lì non scherzano proprio. Non dico che in Francia non scherzano, però hanno meno, almeno sono predisposti meglio gli altri due stati per le guerre e così via. Si spera che facciano qualcosa, almeno, non solo soprattutto per il popolo francese che sarà terrorizzato, ma anche per gli altri popoli vicini, per esempio la Germania, l'Italia e la Spagna, poi anche l'Inghilterra. E si spera che facciano qualcosa. Prima, secondo me, è meglio parlarne, però parlarne non penso se ne si risolva qualcosa, perché poi se al giorno d'oggi si scatena una guerra, si scatena anzi la terza guerra mondiale, con tutte le armi che ci sono, potrebbero distruggere tutto. Non so voi, ma gli stati ormai sono, almeno quelli principali, sono ben armati, ecco. E se si scatena una guerra qua, poi dopo scatenare la guerra, però non è che sarebbe giusto, se no ci mettiamo ai loro livelli, ci abbassiamo a loro. Quindi dopo loro, non so, però saranno molto più preparati, perché già vedere il fatto che utilizzano i bambini, li addestrano a, non so bene l'età, però può essere che anche a 5 anni di sicuro sono già addestrati. Dopo li capisci che non è tanto normale come cosa. E poi ci saranno le nuove generazioni che, essendo addestrate proprio così, sarà peggio ancora di queste. Ciò che vi ho detto prima, che ad esempio mio cugino con la scuola non l'ha lasciato, la scuola appunto, lo Stato lasciava i permessi alle scuole per andare a visitare l'Expo, invece il dirigente non ha lasciato proprio l'intera scuola andare a visitare, e lì dopo esce il terrorismo psicologico, appunto, perché dici, se vado lì non puoi più uscire di casa, se vado lì c'è magari un attentato. Ad esempio Milano è una grande città,
da me faccio alle core, però essendo una città di montagna, 5.000 persone, qui è meno, almeno, è meno probabile che sia che accada una cosa simile. Invece a Milano lì ci saranno, sono più di 3 milioni di persone, quindi è già più probabile. Ad esempio l'Expo, poi c'era una grandissima quantità di persone. Appunto che i francesi penso che dopo questi avvenimenti non è che gli si è rivolta contro, è giusto, anch'io potrei capire, se abito in una città così grande, che hanno proprio sono terrorizzati psicologicamente perché, ma loro ancora di più, perché se dici vado a fare la spesa, incontri questi, cosa fai? Niente. A meno che sei armato, però. Non so come la vedono la Francia, però in Italia se ti sparano tu non puoi sparare a nessuno. Devi morire perché se spari a qualcuno finisci in prigione tu. Quindi, boh. La Francia penso sia un po' meno severa, almeno non penso sia così che ci vai di mezzo tu se ti fanno del male. Però metti che la sera, tipo, cos'è? Era un venerdì sera, ecco, io ero in giro, sono arrivato a casa verso l'una e ho visto, poi dopo, il giorno dopo, mentre andavo a scuola, ho guardato, mi sono informato un po' di più e ho capito un po' meglio gli avvenimenti. Comunque non è che poi ti terrorizza, ecco, loro vogliono appunto quello che, secondo me, perché non è che riescono a sì, no, proprio coinvolgere, però attaccare tutto il mondo, ecco, una cosa simile. Il loro intento è quello di almeno terrorizzare anche psicologicamente, perché le persone sono fatte così, cosa ci, non ci puoi fare nulla, anche voi penso siate così. Se siete più, è probabile che un certo pericolo avvenga vicino a voi o succede proprio a voi, è logico. E questo fattore qua è, va proprio a loro favore. Perché se voglio andare a fare la spesa, ad esempio sabato sono dovuti stare, non so se sono stati obbligati, però è consigliato, è stato consigliato di stare a casa, non uscire perché poteva succedere qualcosa. Sul fatto di chiudere le frontiere, anche qua in Italia, adesso non mi ricordo bene la data precisa, ma quando, appunto con gli immigrati, che non dico che sono dei terroristi, però una storia così mi puzza un po', c'è sicuramente gente che cerca solidarietà, magari lavoro e tutto quanto, però secondo me una minima parte di terroristi islamici ci sono. E su questo fatto, ecco, volevo anche dire che adesso non mi ricordo la data, però dopo quello che è successo a gennaio in Italia sono stati fatti molti controlli, però soltanto in quel periodo. Adesso questo periodo non so io, ma non ho più sentito parlarne di questi controlli così. Comunque sono stati fatti i controlli, sono stati riportati da dove sono arrivate certe persone che erano presunti sì, assassini, terroristi, ecco. E secondo me non sono sicurissimo che avvenga. Secondo me fanno per, dicono questi posti così per, magari così la gente non va e fare qualcos'altro. Non mi fido molto. Come per coprire un'altra scena. Perché non penso siano così stupidi da dirti che prossime volte andremo lì. Se no, no, non sono così stupido. Però
perché sennò l'Italia fa tutti i vigili così vanno a Roma. I controlli sono soltanto in. Quindi i controlli saranno soltanto a Washington, Londra e Roma. No, non penso proprio. Ciò che sta avvenendo praticamente ora su Facebook. Anch'io, non ammetto. Però io non dico di essere stato il primo, però tra i primi. Che mi pare che appunto sabato mattina, sì, sabato mattina o sabato verso pomeriggio, anche Facebook ha iniziato solite cose che permettono di cambiare le immagini di profilo, ad esempio con la bandiera della Francia. Io l'ho messa perché era un pensierino di solidarietà, però sembra che sta diventando una moda e non mi sembra giusto. Quindi avevo quasi intenzione di toglierla, però visto che non avevo tempo per scrivere niente, ho pensato di lasciarla. Però mi gira un po' perché tutti con sta cosa e certa gente ha l'immagine di profilo appunto con i colori della Francia che non sa nemmeno cosa significa, ecco. Almeno se sai il significato così va bene, però anche se lo sai cos'è, sembra quasi una gioppinata. Ormai io l'ho lasciato, lo lascio. Non so, magari sono quelli che temporanei. Tipo tempo fa quello con i vari colori gialli e penso che avete capito. Quello lì non aveva nessun significato. Non mi sembrava opportuno, ecco. Poi ognuno fa quello che vuole, però anche su questa cosa la penso un po' così. Spero che magari voi che siete, sì, magari più piccoli, ascoltate molto queste cose, questi argomenti, perché sì, magari ascoltavo, ma non bene come le ascolto ora. Ora ad esempio se succede qualche notizia, cerco e mi informo, ad esempio anche a scuola, nelle varie materie. Abbiamo parlato molto di questo, sì, per 2 ore abbiamo parlato di questo avvenimento e anche di molti altri fatti. E penso che esprimere la propria opinione fa molto piacere anche ai prof. Non proprio stare sempre lì a ascoltare e dargli proprio sempre ragione, perché se uno non la pensa, se io non la penso in una maniera, non devo pensarla come la pensa un professore, ecco. Ognuno la pensa come vuole. Poi un prof può anche dirti la sua, convincerti, però io la penso sempre nella mia maniera. Se non mi ha convinto proprio, non la penserò mai come lui, ecco. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Se vi è piaciuta anche l'argomentazione, parliamo di cose simili più spesso, magari non proprio avvenimenti così, che non mi piacerebbe neanche che ne avvenissero, secondo me. E commentate per lasciare magari la vostra opinione, se pensate così. E ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.